Dopo una giornata di pista devo andare in bagno, non ce la faccio più. Meno male che c'è il camper di Lucky Design. Posso andare in bagno, Luca? Sì. Chi taccia consente. Mamma mia, oh! Ma no! Sto benissimo. Ma anche tu? Sì, se un attimo, un secondo. Mamma mia, che odore però adesso, non voglio... non sto benissimo, ve lo ma dico. Apri la finestra almeno, perché... Ma meglio di no, a me piace stare nel tepore, del... nel vabbè. Tepore in questo bel... Ma cosa apri la finestra? Senti qua che puzzo! No, ma vabbè, però uno un attimo di tranquillità. Ok, ma anch'io devo mi andare... Mi stavo riguardando la classifica intermedia. In bagno? Sì, ma... Io in bagno per... porto alto materiale di solito. Tu lascia fare, tu... Senti, visto che stai guardando i cessi, e sei successo. Ti lascio come lavoro alla concorrenza. No, io non dai, posso fare queste cose. Devo parlare di sport. Mannaggia. Allora, KF1, classifica intermedia. Non sto benissimo. Invece sta molto meglio Sauro Cesetti, che con il suo bel Birrell motorizzato TM è in prima posizione. Saurone Cesetti torna alla ribalta dopo un inizio di stagione non troppo felice, anche dovuto a parecchia sfortuna, e si mette dietro Arno Kozlinski, che nell'ultimo periodo invece sembrava l'irraggiungibile, ovvero il pilota del motorizzato Maxter con al volante del suo CRG sembrava davvero quello inavvicinabile, quello più in forma, invece adesso ha delle noie, diciamo, create dall'italiano appunto Cesetti. In terza posizione un altro Birrell, il motorizzato Parilla questa volta, del grande team di Mauro Pozzi, l'MGM di Mauro Pozzi, ed è Jason Parrott in terza posizione, che dopo dei risultati più che positivi, perché è un terzo posto, un altro terzo posto e poi addirittura un secondo, ecco, è riuscito a guadagnare la terza posizione. Poi Davide Forè, sempre attivo, irraggiungibile sul bagnato, lo abbiamo già sentito anche in un'intervista, col suo Maranello motorizzato Maxter, è lì che diciamo non è ancora al top sull'asciutto, ma sul bagnato appunto davvero velocissimo. Poi Gary Kett, che in realtà lo troviamo in decima posizione, ma sarà da tenere d'occhio domani, perché con il Tony Kart motorizzato Vortex come di consuetudine sarà davvero una brutta gatta da pelare. Perché? Perché nell'ultima manche è riuscito a strappare, a raggiungere una seconda posizione incredibile, nonostante un inizio di giornata non troppo felice, perché aveva addirittura raccolto una posizione infelice come un 13esimo o un 17esimo posto. Poi in fondo nei ripescati troviamo dei nomi importantissimi quali Mattias Laine, Yannick De Brabander e Alban Baruti, tutta gente che era nei primi 10 ma che si è ritrovata nel ripescaggio appunto perché ha subito una squalifica dovuta a delle delle uscite di regolamento non troppo favorevoli e non troppo giustificate, quindi si sono dati delle belle macchinate in pista e sono stati puniti, adesso sono nel ripescaggio. Adesso se mi lasci un secondino, visto che anch'io non ce la faccio più, perciò, vabbè, chiudi, apri la finestra, non sto bene, tira l'acqua, non sto bene. Vabbè.